Il barman mi ha dato gli ingredienti e ora non riesco a ricordarli, ma è davvero molto tonificante. Ne vuole uno? No, grazie. Lo provi, è davvero squisito. Può usare la cannuccia, non l'ho toccata. No, ha smesso di bere 3 anni fa. GGT alta e transaminasi elevate. Allora è meglio che non beva. Io non direi di no a un cocktail se me lo offre. Certo, gliene prendo uno subito. Non possiamo fare tardi. Sì. È presto. Ha un intervento domattina, deve andare a dormire. È ancora presto. Operiamo domattina. D'accordo, va bene. Come stanno i ragazzi? Stanno molto bene. Bob prende lezioni di piano, l'insegnante dice che ha molto talento. Dobbiamo comprargli un pianoforte per farlo esercitare a casa. Non ho ancora trovato il tempo, sto ristrutturando lo studio. E sto sempre al telefono. Nostra figlia ha avuto le prime mestruazioni. Fantastico. Sì, aveva un po' paura, ma ora sta bene. Non la vedi da un secolo. Dalla scorsa estate, al saggio del coro della scuola. Tu e Mary dovete venire a cena una sera. Neanche tu dovresti far tardi. Bevi il cocktail che hai ordinato e torna a casa. Devi essere in ospedale tra 6 ore. Andiamo, tesoro? Sì. Ciao. Notte, Matteo. Una bella serata. Lo penso anch'io. So they can put it out, out, out.